Ed eccoci, allora in questo video vedremo come realizzare questo effetto, quindi foto inserite in testi, quindi un effetto molto bello che potete realizzare in tantissimi modi. Qua oggi vedremo come realizzarlo usando tre programmi diversi, così vi do più opzioni in base anche a quello che preferite utilizzare. Lo faremo con Design Space, poi utilizzeremo Inkscape e poi Photoshop. Partiamo subito con Design Space. Dopo aver aperto un nuovo documento, dobbiamo semplicemente andare nella funzione testo e scrivere la nostra parola. Io scriverò love, come avete visto prima, e utilizzerò questa font perché si presta molto bene a questo tipo di lavori, avendo appunto delle lettere in stampatello. Chiaramente potete usare il font che preferite senza alcun problema. Quello che vado semplicemente a fare è aprire il lucchetto e allungare un pochino le lettere e avvicinarle anche un pochino. Adesso quello che dobbiamo fare è separare le lettere, perché ovviamente per lavorarci occorre che ognuna sia in un livello separato. Quindi andiamo in alto, facciamo separa e abbiamo le nostre letterine, ognuna nel suo livello. Adesso le prendiamo una per una e andiamo su offset, perché creeremo un bel bordino che ci permetta di avere ancora più spazio per inserire le nostre foto, così che possa vedersi un pezzo di foto più grande possibile. Qui andiamo a selezionare, nel mio caso insomma metterò 8,08 centimetri, così da avere un bordino bello grande. Vado su applica ed ecco il nostro bordino. Faccio la stessa cosa per tutte le altre lettere. Ed eccole qua, le nostre lettere hanno tutte un offset. Adesso la lettera iniziale non ci serve più, quindi cancelliamo tutte le lettere iniziali. Così possiamo procedere a inserire le nostre foto. Come facciamo? Prima di tutto selezioniamo tutte le lettere e mettiamo come funzionamento stampa, quindi taglia. In questo modo siamo in grado di personalizzare il tipo di riempimento, che potrà essere un colore oppure un motivo, ed è proprio quello che andremo a fare. Prendiamo la nostra prima lettera, la L, quindi andiamo su carica. Invece che stare nella schermata immagine, ci spostiamo qua su riempimento dei motivi e quindi andiamo su carica motivo. Esplora, scegliamo quindi la nostra foto, iniziamo con questa. Apri, possiamo dare il nome al motivo, lo chiamo 01, e poi andiamo su carica. Ok, il primo è stato caricato. Adesso ripetiamo questa operazione per tutte le altre foto che vogliamo inserire nelle altre lettere. Nel mio caso sono 4, quindi vado a selezionare sempre la finestra del riempimento dei motivi e carico tutte le altre mie foto. Ok, una volta fatto questo clicchiamo su annulla per tornare al nostro progetto e finalmente andiamo a inserire le foto sulle letterine. Dunque, abbiamo selezionato la nostra prima lettera, andiamo sul quadratino del colore, scegliamo tipo di stampa motivo e qua sono state caricate, come vedete, le nostre fotografie. Scelgo la prima, eccola qua, è stata inserita, come vedete è ripetuta, è piccola, è girata, insomma è ruotata di 90 gradi. Quindi andiamo su modifica modello e sistemiamo tutti questi valori finché non otteniamo appunto la posizione e la dimensione della foto che ci interessa. Una volta terminato, premiamo sulla X e la nostra foto sarà stata appunto sistemata. Facciamo la stessa identica cosa per tutte le altre letterine e ci ritroviamo tra poco.
Perfetto, abbiamo ottenuto le nostre letterine. Adesso mettiamo un bordino nero di offset su ognuna, questa volta piccolino, diciamo 0,1. Perfetto. E ricordiamoci, prima di andare avanti, naturalmente di unire i livelli, altrimenti il semplice collega farà comunque tagliare prima il bordo dell'offset e poi il bordo della lettera. Quindi andiamo su, unisci i livelli per tutte e quattro con il rispettivo offset. Le andiamo ad allineare infine in basso in modo che siano tutte perfettamente distanziate e allineate e siamo pronti a procedere. Possiamo utilizzare questo file come più ci piace. Se chiaramente volete stampare e tagliare la scritta tutta insieme, ricordatevi poi di fare collega. In questo modo non si muoverà e potrete appunto stamparla come più preferite. Ed eccoci su Inkscape. Vediamo qua invece come realizzare il nostro effetto fotografia su testo. Andiamo prima a scrivere il nostro testo. Scriviamo sempre love. Andiamo a cambiare il tipo di carattere andando proprio nella finestrella del testo e quella che io ho utilizzato è questa qui, si chiama Bebas Neue e andiamo su applica. Ingrandiamo bene le nostre letterine. Le lettere devono essere state separate e trasformate in oggetto, quindi andiamo a separare tutto, andiamo quindi su tracciato, da oggetto a tracciato. In questo modo vedete, è diventato tutto un tracciato e non è più possibile modificare il testo. La cosa importante è andare a separare ogni lettera. Per farlo, andiamo su tracciato e separa. In questo modo avremo tutte le lettere divise. Se vi capita, come in questo caso, che alcune parti delle lettere come la O si possano separare e quindi si toglie insomma il foro all'interno della O, basterà selezionarli entrambi, andare su tracciato, differenza e rifare il buco, insomma. Quindi abbiamo le nostre lettere separate. Adesso non ci rimane che importare le foto. Quindi andiamo su File, Importa e selezionare la foto che ci interessa. Sarà enorme, me lo aspettavo, perché comunque sono foto ad alta risoluzione e quindi bisogna rimpicciolirle quando le importiamo. Quindi lo facciamo e poi la capovolgiamo. Eccola qua, questa è la nostra prima foto. La metteremo qua nella L perché appunto i visi vanno nella parte bassa. Per farlo dobbiamo semplicemente fare un'operazione di sottrazione. Quindi andiamo con la L che portiamo rigorosamente in alto come livello, deve stare proprio su. Posizioniamo la foto in modo da averla esattamente posizionata come desideriamo, ad esempio così. Poi bisogna necessariamente trasformare la foto perché in questo modo può fondersi e possiamo fare tutte le operazioni con gli altri tracciati. Quindi andiamo su oggetto, motivo, da oggetto a motivo e adesso la nostra foto sarà manipolabile. Quindi selezioniamo tutto, andiamo su tracciato e scegliamo intersezione ed ecco che vedete la L si è trasformata in una lettera con foto. Ripetiamo questa operazione per tutte le altre lettere. Ricordiamoci quindi di trasformare la foto in un motivo andando su oggetto, motivo, da oggetto a motivo e poi possiamo fare tutte le operazioni che vogliamo con le altre letterine che abbiamo trasformato invece da testo a tracciato. Ok, una volta fatto questo, come prima, possiamo aggiungere un bordino nero e per farlo qua siamo facilitati perché possiamo andare su colore di contorno,
selezionarne uno, ad esempio come in questo caso di colore nero, poi andiamo in stile contorno e decidere quanto farlo spesso e applicarlo appunto a tutte le altre lettere della nostra scritta. Poi come sempre selezioniamo tutto, andiamo nella scheda allinea e distribuisci, allineiamo tutto per bene e poi se vogliamo possiamo esportare tutto qua nella finestra di esportazione immagine PNG, così avrà lo sfondo trasparente e potremo caricarla tranquillamente anche sul Design Space volendo. Quindi questo è il metodo su Inkscape. Ed eccoci infine con l'ultimo metodo, siamo su Photoshop e vediamo qui invece cosa dobbiamo fare per ottenere lo stesso identico risultato degli altri due metodi. Come vedete ogni programma ha le sue opzioni, i suoi strumenti e quindi bisogna utilizzarne diversi per ottenere lo stesso risultato. Prima di tutto quindi andiamo nel testo e scriviamo la nostra frase love, ingrandiamo bene il nostro testo e come prima, se vogliamo un pochino rendere le lettere un pochino più grosse, dobbiamo aggiungere un effetto livello. Quindi andiamo su livello, stile livello, traccia e ve lo faccio vedere colorato così si vede. Vedete che possiamo aggiungere appunto un bel bordino per rendere le nostre lettere un pochino più grosse, appunto. Lo facciamo dello stesso colore delle lettere così sembrerà appunto un testo fatto apposta e andiamo su ok. Adesso dobbiamo però rasterizzare tutto, altrimenti lo stile livello rimarrà separato, quindi andiamo semplicemente col tasto destro sul livello e premiamo rasterizza livello, poi andiamo di nuovo a premere sul livello e scegliamo rasterizza stile livello, quindi abbiamo rasterizzato prima il livello e poi lo stile livello e adesso abbiamo ottenuto questa che è una forma. In questo caso non abbiamo necessità di dividere le lettere perché appunto come vi dicevo prima ogni programma ha il suo funzionamento, quindi su Photoshop in questo caso non ci serve perché questa sarà una forma che noi utilizzeremo per avere delle maschere di selezione e tra poco vedrete perché. Andiamo prima a importare tutte le nostre foto all'interno del documento, quindi andiamo su File, Inserisci incorporato, le selezioniamo una alla volta e le inseriamo sul documento, altrimenti le possiamo selezionare anche tutte insieme dalla cartella e poi trascinarle all'interno man mano premendo invio. Andiamo a selezionare tutti i livelli, premiamo col tasto destro, facciamo sempre rasterizza livelli. In questo modo sarà molto più semplice lavorarci. Li mettiamo anche tutti sotto la parola love, così vediamo bene dove stiamo lavorando. Spegniamo tutti i livelli e ne lasciamo uno solo, quello da cui andiamo a iniziare, e cioè questo qua per la lettera L. Qui siamo facilitati perché appunto possiamo andare a vedere bene dove posizionare la nostra immagine e quando sono soddisfatta del risultato facciamo appunto la nostra magia. Andiamo sul livello del testo, prendiamo la bacchetta magica e selezioniamo solo la L, quindi assicuratevi qua sopra di avere attiva l'opzione contigui, questa deve essere assolutamente attiva, quindi andiamo sulla L, la selezioniamo e con la selezione attiva ci spostiamo qua in basso nel livello della foto, facciamo CTRL C, CTRL V per fare copia e incolla e adesso non lo vedete perché è nascosto, però abbiamo creato, lo sposto in alto, il nostro pezzo di foto con la L, lo spostiamo qua in alto e cancelliamo la foto di riferimento perché non ci serve più. Facciamo la stessa cosa con la O, questa è la foto che io avevo scelto per questa lettera, la vado a posizionare quando sono soddisfatta, ugualmente mi sposto sul livello love della scritta, premo la bacchetta magica, seleziono la O e poi spostandomi sempre sul livello della foto faccio CTRL C, CTRL V e abbiamo ottenuto anche la nostra O. Lo vado a fare quindi allo stesso modo selezionando in un livello la lettera ma poi andando a fare l'operazione spostandomi nel livello interessato. Ci vediamo con tutte le letterine pronte.
Ed ecco qua, una volta fatto, possiamo spostare le letterine e allinearle con il testo reale. In questo modo saranno dritte al 100% perché appunto ci stiamo basando sulla vera scritta. Quindi le andiamo a posizionare e poi possiamo finalmente cancellare la scritta originale e così abbiamo le nostre letterine tutte separate. Le possiamo tenere così. Oppure le possiamo unire. Per farlo selezioniamo tutti i livelli, facciamo tasto destro e andiamo su Unisci livelli. Ed ecco che il nostro testo è diventato un'unica cosa. Come abbiamo fatto negli altri due software, andiamo anche qua a creare un bel bordino e lo facciamo semplicemente andando su Livello, Stile livello, Traccia e come prima definiamo una traccia magari un pochino più stretta e poi andiamo su OK. Quindi a questo punto possiamo esportare la nostra immagine come PNG con sfondo trasparente e avremo una stampa oppure un file da importare sul Design Space pronto per essere lavorato, tagliato e per creare appunto le nostre personalizzazioni. Ed ecco la maglia dove ho applicato la mia decorazione che avete visto. Ci sono tanti modi per poterla realizzare, scegliete quello che preferite. Ho stampato le mie letterine su il Caesar Easy Subli e con la stampante sublimatica. Potete fare questo stesso lavoro anche con i fogli stampabili per tessuti scuri oppure insomma fare un po' quello che preferite in base al materiale che avete. Questa è una t-shirt in cotone 100% ed è per questo che ho utilizzato la sublimazione con l'Easy Subli. Se volete vedere come impostare, tagliare e applicare l'Easy Subli su una maglietta di cotone, vi lascio qua sopra il video che vi spiega passo a passo come fare. Quindi io spero che questo tutorial vi sia stato utile e vi possa aiutare appunto con i vostri progetti e io vi aspetto al prossimo tutorial. Ciao!